Anteprima della diretta, ragazzi. Vediamo un po' chi ci troviamo oggi. Fra qualche minuto parto. E parto con un gran pezzo. Sì, sono abbastanza figo. Anche oggi nuova pettinatura. Il primo che si è collegato, chi è? Chi è? Chi è? Non riesco a capirlo dal pallino. Claudio, grande Claudio! Buongiorno, i fedelissimi, i miei grandissimi fedelissimi follower! Claudio Gordone, il tassinaro più grande, il tassinaro metallaro di Roma! Oh, ma l'hai messo il plexiglass, Cla? Come viaggi? Mascherina, guantini e plexiglass divisorio? Max e Cedro me l'hanno abbattuto, c'era poco da fa. Ma d'altronde disobbedienza civile, ma se c'è una persona e c'è migliaia di coglioni qua, che vuoi fa? Cioè questo qua poi c'aveva conoscenza e quindi niente. Però mi sono fregato un po' di legna che porto da mio zio per fare belle grigliate. Che c'ha un camino strepitoso, un po' di legna ma la so portata in macchina. Ciao Gloria, un saluto! Grandissima Gloria, cantante degli Embrace of Disharmony. L'altra volta mi ha rimproverato Claudio che non ho nominato il tuo album, l'ultimo, il tuo insomma, del gruppo, della band, dell'Erun Natura, perché si era collegata a Chiara Tricarico e io non lo trovavo lì per lì, ce l'ho, ce l'ho qua, però non l'avevo messo fuori, quindi se andavo a trovarlo, poi ho visto ce l'avevo, ma c'ho migliaia, no, migliaia, no, centinaia CD ce l'ho, forse a migliaia non ci arriva Paolo Fagioli, che ancora non vedo. Grande Migalis da Creta, da Iraklio, un saluto a un amico in Grecia. Oh, c'ho gente sparsa pure per il mondo. Grazie, grazie Gloria. Sta guardando il video in diretta. Sì, sì, funziona bene lo scrolling, ragazzi. Quindi si può dialogare tranquillamente. No, il plexi lo metto solo se mi obbligano. Non lo so, comunque io ho visto le interviste. Parliamo di anche ancora un'anteprima, c'ho ancora 5 minuti. E hanno fatto le interviste a veramente noi tassisti, a quelli che gli NCC, a noleggio con guidatori, e già l'avevano applicato. Mi sembra pure pacchetto assista l'ha già applicato. Vabbè, comunque più di due persone mi sembra comunque non puoi prenderle. Cioè devono stare due dietro a distanza, cioè su un lato e sull'altro lato, e davanti non monta nessuno. Ovviamente davanti montavano solo se portavi famiglie, perché normalmente vanno sempre dietro i taxi, se non sbaglio. Questo è il look della serata terminale della quarantena, ragazzi. Da domani inizia la fase 2. Mi raccomando, tutti coi guanti e mascherine e distanza. Io già lo faccio da sempre, comunque. Io già sono pronto col vino, eh. Già ve l'ho detto che si brindava oggi, eh. In stile Elis Tarja Tururen. Ho visto qualche video di Simone, ma quella si occupa sempre dei trucchi, le cose, quella e quell'altro. Le altre sono un po' più goderecce, ma secondo me beve pure lei. Oltre Sharon, vabbè, Sharon è un ubriacone, insomma, dei Weed in Temptation. Certo che muori dal caldo, Cla, lo so, purtroppo il plexiglass, certo, quello c'è poco da fa. No, suona male, nel senso, a parte che abbiamo passato più di 40 giorni, ragazzi, non ci rendiamo conto. Sono 8 settimane, sono. Quindi parlare di quarantena è pure sbagliato. Diciamo di lockdown, forse è più carino. Ma mettiamolo in inglese, che se è in inglese fa sempre molto chic. Anche se poi il professor Sabatini, che è un mio compaesano, che è il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, mi rimprovererebbe, perché ovviamente si usano termini troppo spesso di origine anglosassone. Comunque, al momento siamo 5... Mancano 3 minuti e poi parte la sigla in modo scansi. Solo che io utilizzo tutt'altra cosa. Vedo che si è collegato anche Paolo. Devo vedere in alto le persone che mettono la loro faccina, la loro icona microscopica in alto. Vedo un po' di persone, sì. Qualcuno mi manda i cuoricini, grazie, grazie. Vi ringrazio. Forse è meglio così? Sì. Allora, anche Paolo, salutiamo Paolo. Dai, va che t'ho battuto al quiz sui Madden. No, vabbè, vabbè, dai. T'ho messo le b-side in mezzo, sono stato un po' cattivello, però il gioco non l'ho inventato io, eh.
quello delle fascine, che da quello si deduce il titolo. Non è colpa mia, eh. E il bello è che poi ci ha fatto il commento IVA, no? Ma avete fatto 120 messaggi, ma che siete matti? Digli a Paolo che l'ha messa sulla chat e non su di noi, insomma, sulla chat pubblica, pubblica, fra noi 4-5. Quella yeah, la chat yeah. Allora, siete pronti a brindare con me? Con un bel vino? Non vedo ancora un grandissimo amico abruzzese, Davide. Davide, dove sta? Ecco, le bisè non vale. È il gioco che l'ho inventato io, scusa. Ci stava là, io l'ho trovata. Non l'ho inventato io il gioco, ma hai proposto te. Quindi non vale. No, vale. Che te posso fare? Anche perché c'erano molte canzoni che non c'è. Io ancora non ho capito il sax a che serve nelle faccine dei Maiden. Ancora lo devo capire. Sì, sono un metenoco, ma anche Paolo sta allo stesso livello, non ti preoccupare, forse pure più di me, ma l'ho fregato con le b-side. Siete pronti? Manca Davide, do cacchio stai, Davide? Vabbè, comunque io fra un minuto parto. Certo che se scherza Paolo, per forza, ma che devo fare? Ormai mi sono... Guarda che mi sono ridotto a fare, va. Capelli cotonati stile anni 80, con un po' di lac, fascetta, perché degli Epica ho distrutto tutto, il pulsino l'ho dovuto buttare, il cappello l'ho dovuto buttare, non c'ho nessuno, cioè c'ho tutta la discografia, ma non c'ho nessuna maglietta degli Epica, non c'ho niente. La volevo fare, poi dopo è avuto il lockdown, cioè stavo a fare un pensierino sul Kingdom Heaven, oppure su quella che hanno fatto con i pirati là, quella che a te non ti piace, invece a me era carina, con Simone che faceva la sirena, quando hanno fatto il 70.000 ton là. Hanno fatto quella sorta di... non so se è maglietta celebrativa, sì. Sì, mi ricordo. Dai che se stappa, sì. Sì, sono le 6:15, quindi organizzo la sigla un attimo. Poi vi spiego il motivo perché ho messo questa canzone. Forse degli Epica non gliene frega niente, comunque oggi si festeggia. Ce l'avete il vino, la birra, quello che volete. Oggi è l'ultimo giorno di lockdown. La canzone è Martyr of the Free World perché è dedicata alla giornata. Oggi è la giornata mondiale della libertà dell'informazione e mai canzone è più adatta di questa. Salutiamo Francesco Lolli. Oh, the free world. Vabbè, come no, no.
no, c'è sta chi gli frega, no, gli frega. A te te frega niente di chimica, dai. No, ma dai, questa è carina però, dai. C'ha pure l'andamento un po' death melodico, dai. Sto cannonau, no, è un Monte Pulciano d'Abruzzo in onore di Davide Cialente, che purtroppo ancora non c'è, speriamo che si collega. Salutiamo dalla Campania Matteo Reginaldo, non so se ha preso il pezzo da gol. Spumante, ragazzi, è un vino rosso DOC. Un saluto a chi Marcello, sì, ti faccio così. Dopo l'introduzione con Marty of the Free World, che mi pareva la canzone più adatta, anche quella fra le più cazzute, tra virgolette, che pistano di più, oltre che il testo ha un significato importante per la giornata odierna, oltre che è in concomitanza con la fine del lockdown qui in Italia, ma in altre parti d'Europa si continua, oppure già hanno cominciato, come in Austria, come in Danimarca, come in Svezia. Diciamo, e poi invece ci sono altri stati che magari stanno un po' peggio di noi, ma hanno cominciato anche dopo di noi. Noi siamo stati forse il primo, la prima nazione europea, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, a mettere sotto zona rossa, praticamente, diciamo, semi arancione, perché poi alla fine comunque abbiamo avuto una semi libertà, una libertà vincolata da motivazioni, ma insomma alla fine io sono uscito quasi tutti i giorni per fare la spesa, perché faccio tutto io dentro casa, non posso, praticamente ho mia madre, ma mia madre, sta con me, insomma, quindi io l'accompagno, quindi per motivi di salute faccio tutto io, è come se stessi da solo dentro casa, anche se c'è mia madre, ma faccio tutto io, e quindi non ho vissuto una vera e propria reclusione, diciamo, una sorta di confino, come si utilizzava ai tempi del fascio, cioè sono stato confinato nel mio quartiere nel raggio di più o meno 200-300 metri, mi facevo il giro di due isolati al massimo, andavo a vedere il confine mio esplorativo massimo 200 metri, 300 metri in linea d'aria come raggio da casa mia, vedevo un po' dove facevano i posti di blocchi, in realtà non si vedevano, sulle mie strade non ho visto quasi niente, lo dico la verità, stranamente. Ci segue anche Valerio, un saluto a Valerio e un saluto anche dalla Lombardia a Marco Metal Harsisti, un grandissimo agricoltore, penso sì, coltivatore diretto. A proposito, come va? Beh, lui è imprenditore agricolo, mi sembra di sì, se ben mi ricordo, su True Metal, lo riconoscete, chi sta su True Metal lo riconosce perché c'ha la barba di vari colori e poi mette le lentine, l'ho incontrato per 3 minuti al concerto dei Nightwish, quindi lo saluto. E allora ragazzi, Davide purtroppo non lo vedo, avrà avuto problemi col figlio, con Valerio, vabbè, che volevo fare?
neanche Barbara dall'Aquila, siccome sono dei bevitori incalliti, io ho preso da uno dei bicchieri di maggior valore a casa che non si utilizzano quasi mai. Mi sono stufato, questi sono di Murano, sono. Non voglio fare pubblicità, però la verità è quella. Sentite? Bello, eh? È un cristallo, non è di Boemia, è cristallo di Murano. Siete pronti? Allora, un cin cin virtuale, un abbraccio a tutti ragazzi, anche questo purtroppo sarà virtuale e anche da domani non dovremo salutarci, ci saluteremo oppure con le gambe, con questo nuovo sistema di darsi le botte coi piedi, tra poco stavo fracassando, se dico non c'è Valentina purtroppo, ma gli ho dato un calcione a Marco Migliorelli quando sta uno degli ultimi giorni prima del lockdown, ho detto da ora in poi ci dobbiamo salutare quei calci, lui è rimasto de sasso così. Non so se ve l'ha raccontato chi lo vede, chi lo sente purtroppo solo con i WhatsApp. Sì, è un bicchiere ottimo. Mo faccio come Scanzi, che lui è un enologo. Devo dire la verità, non è niente male. Vabbè, è un doc. È un doc d'occasione. Voilà! Voilà! C'è là il vino Metal Heart. Se chiamiamo tutti Marco qua, tutti col soprannome. Reginaldo che dice? Qua tutto bene la campagna. Dai, dai. Tu stavi molto, molto vicino. Mi sebbene mi ricordo. Non mi ricordo mai se tu sei De Manto o De Cremona. Non mi ricordo mai. Comunque, insomma, stai nella zona quella più che ha avuto le vittime, insomma, e di più in assoluto di tutta l'Italia, insomma. Quasi, insomma. Sono state Lodi, la provincia di Lodi e Bergamo-Brescia. Tu stai un po' una via di mezzo, ma insomma. Diciamo che la situazione era molto molto critica anche da due parti. E quindi niente, vedo Matteo, dice vabbè ma devi parlare degli Epica, vabbè ma tanto ci abbiamo tempo, insomma non è un problema. Anche perché Claudio ha detto che gli Epica non vuole, no parliamo pure un po' degli Epica ragazzi, perché comunque il mio compito qua è di scardinare, come ho detto in precedenza, le vostre convinzioni musicali, i vostri preconcetti, i vostri pregiudizi, perché sugli Epica ci sono tanti pregiudizi purtroppo dai metallari così. Qua mi piaceva parlare un pochettino con molti, dico, ah, bella figa, ah, sì, Simone, di qua, di là, sì, ho capito, ma se io metto una modella, che Simone potrebbe fare, anche se non è molto alta, quindi Simone modella, sì, modella delle varie parti, modella non di rivista, insomma, o comunque di pubblicità, ma non di haute couture, cioè di moda, perché gli manca l'altezza, è una bella gnocca, per carità, però deve essere, per essere una modella, deve essere quasi 1,80, Simone sarà 1,70 scasso, più o meno, forse 200, io l'ho vista dal vivo, cioè dopo anche, diciamo, molto molto timidamente un abbraccio, c'ho una foto su Vaken, c'era il banco di mezzo comunque, e quindi no, non poteva fare la modella, diciamo, in quel senso là delle top model, però sicuramente sì, è bellissima, questo è in dubbio, però se non avesse avuto la voce da soprano, se non avesse studiato musica, non avrebbe mai fatto parte degli Epica, quindi mettiamoci in testa, che di non fare queste discriminazioni come fa, non vedo Luca Ravoni, ah bella figa e basta, no, non è così, c'è poco da fare, negli anni 80 anche è stato peggio, perché col fatto dei playback, della dance, che poi è rimasto per l'altro tipo di musica, insomma, ci mettevano anche belle gnocche, belle statuine, teso, anche la Samantha Fox, sinceramente, è stata messa là, ha avuto la fortuna di incontrare i grandi produttori che gli hanno fatto quelle 10 canzoni, e va avanti ancora con quelle, Samantha, Per carità, stessa cosa Sabrina Salerno, cioè, ha avuto quel momento fuori della dance e gli hanno trovato quelle 4-5 canzoncine, poi certo, ovviamente è andata avanti così, non è, questo non è il caso sicuramente di Simon Simons, anche se ci tiene molto lei, pure pare che se si abbia fatto, come dice Paolo che ha avuto delle interviste, non mi ricordo con chi, qualche intervento estetico, non sicuramente al seno, che quello è il suo, tanto per fare un po' di gossip, era nata pure una webzine che prendeva per culo tutte le cantanti gotiche, che era Epilia 2000, di cui c'era una foto di Simone, non so se esiste più sta sorta di pagina Facebook dove venivano prese per culo tutte le cantanti gothic o nell'ambito comunque del metal, sono le cantanti femminili, che poi dobbiamo ricordarci la famosa Doro è stata una delle antisignane in assoluto, anche se faceva metal, heavy metal, e poi si è buttata anche sul pop rock nella sua carriera solista, che è rimasta poi strettamente legata
alla Germania, insomma, diciamo, sinceramente la conoscono solo in Germania un poco più, a parte gli inizi con i Warlock. Ciao Marzia. Sto brindando a voi, immagino che dall'altra parte stiate facendo la stessa cosa, questi congiuntivi maledetti della lingua italiana. E quindi, senti, che cosa dirvi ragazzi? Chiama perché amo così tanto gli Epi che hanno rivoluzionato la mia vita dal punto di vista musicale. Perché si arriva a un certo punto che uno si è un po' saturi e si va in cerca, almeno per quanto riguarda me, di qualcosa di nuovo dopo 20-25 anni, dopo aver abbandonato il metal, sentito il pop, U2, ho parlato anche di pop rock. Questa è la 16ª diretta, se non sbaglio, ragazzi, ne ho fatte veramente tante. È arrivato intorno alla fine degli anni 2000, gli Epica già esistevano dal 2003, comunque con i due album che erano stati fatti con la casa discografica Transmission, che poi è fallita, una piccola label olandese. Poi sono passati alla multinazionale Nuclear Blast con non Desire Universe, con quello precedente, insomma. Sì, con The Divine Conspiracy. Sì, guardiamoli bene perché non dire cazzate. The Divine Conspiracy passano alla Nuclear Blast. I primi due album rimangono un po' di nicchia, un pochettino li conosco veramente in poco, si presentano in qualche festival, suonano tipo alle 3 alle 4 del pomeriggio, figurate mezz'ora così, e il tour si limitano solamente un pochettino all'Europa strettamente, anche se già fanno le prime comparsate in Italia, che io sappia addirittura con The Divine Conspiracy, che io purtroppo non li conoscevo durante quel periodo, ma pare che già venivano in qualche club in Italia. Non ho indagato, ma comunque ci hanno avuto, anche perché poi comunque successivamente, perché poi alla fine erano una coppia, Mark Jansen, chitarrista fondatore, insieme all'ex chitarrista, che poi se n'è andato, insomma, tanto per dare un'idea della storia, inizio nel 2003 dal licenziamento dagli After Forever di Mark Jansen, che insieme a Hyde Slater, che è il chitarrista che ha fatto solamente i primi tre album, quindi fino a Divine Conspiracy. Poi entrerà il belga Isaac Dele Haie, pure qua pronuncia, non lo so, comunque Isaac, diciamo Isaac che è più facile. Entrerà lui, però i fondatori sono loro due. Mark Jansen, proveniente dagli After Forever, e, come ho detto prima, Hyde Slater. Insomma, i due chitarristi. Poi la formazione si chiamava all'inizio Sahara Dust, ma non verrà pubblicato in nulla con questo moniker, diciamo così. E avevano addirittura una cantante norvegese, che qua vabbè, una certa Iren Mikkelsen, che veramente non ho mai sentito, comunque anche ex dei Trial of Tears, e addirittura un certo Iwan Hendrix, addirittura aveva copiato il nome, questo veramente mi sembra quasi una frescaccia, no? Hendrix. Vabbè, insomma, questi qua sono stati nell'arco di 2 o 3 mesi e poi sono stati fatti fuori e sono arrivati Simon Simons e Yves Uts al basso. Successivamente, però, un certo, non ho mai capito, ma sinceramente sicuramente un omonimo perché può capitare, alla batteria Jerome Simons, che da come ho capito pare che siccome non abbia nessun legame con la Simone, insomma, praticamente. Simone aveva solamente 18 anni quando entra negli Epica e successivamente. Il nome viene mutuato da Sahara Dust, che comunque rimane solamente così, anche se poi nel primo album si notano molte canzoni che hanno questo suono metallico, gotico, ma anche orientaleggiante. Verrà mantenuto anche nei successivi, anche per le tematiche affrontate, insomma, sulle religioni, fra i conflitti fra le religioni, quindi l'origine delle religioni ce l'abbiamo tutte in Oriente, quindi c'ha queste atmosfere un po', diciamo, yemenite nel metal. Si possono sentire tranquillamente, insomma. E che dirvi di più di questo primo album? Un po' acerbo, ma che già c'ha già dei capolavori come The Phantom Agony, come la stessa Faint, e come Cry for the Moon. Sì, per non essere precisi, The Phantom Agony, certo. Cry for the Moon e Faint. E che successivamente adesso, che addirittura parla di pedofilia. Quindi gli argomenti trattati dagli Epica, da Mark Jansen e da Simon Simons, che sono gli autori dei testi, per quanto riguarda la musica, attualmente la fanno tutti. Prima era maggior, diciamo, è sempre stato Mark Jansen, sostanzialmente, il maggior creatore della musica. Poi successivamente con l'innesto di Coe Jansen, mi stavo dimenticando del tastierista che ha sempre fatto fin dall'inizio, Coe Jansen con due S, non so la pronuncia, Jansen,
come Janssen e partecipo molto più attivamente alla musica, ma i testi sono sempre o di Simone o di Mark. Simone si occupa di temi più introspettivi legati ai sentimenti, diciamo in linea generale, e invece Mark Janssen, essendo laureato in filosofia e ha un grandissimo in teorie fisiche, quantisti, interesse per tutte queste cose qua della fisica, della quantistica, quindi, e dei Maya soprattutto dal punto di vista storico, li mette in mezzo nei suoi testi, qua, negli epica praticamente. Quindi diciamo che si possono intravedere due filoni ben precisi negli album degli epica. Un filone intimista e un filone, dal punto di vista testuale, filosofico e comunque anche scientifico, e soprattutto per quanto riguarda la fisica quantistica, sul principio olografico, che poi successivamente verrà sviluppato negli album... successivamente verrà sviluppato negli album a seguire, insomma, ecco. Quindi, come si vede, tranquillamente abbiamo più canzoni che riguardano anche la coppia, insomma, quindi anche, non dico d'amore, perché sono sempre molto studiate, quindi non c'è la solita canzoncina d'amore, così, anche della morte, cioè, parlano anche del suicidio di un loro amico, insomma, temi sempre abbastanza, o comunque temi sociali sulla nostra società, quindi esistenziali, insomma, molto impegnativi. Non ci sono canzoni frivole, forse l'unica che la vedo un pochettino frivoletta, infatti è stata composta dal bassista, se non erro, col testo di Simone, quindi da Hadd Sluiter, no, Yvonne Utz, non mi ricordo, oddio, cioè, non posso ricordarmi, comunque Never Know non la scrive Mark Janssen, la scrive, dovrei guardare adesso, comunque, insomma, non mi ricordo se Hadd Sluiter o Yvonne Utz, mi sembra il bassista. Se correggetemi se so ricorda Ivan, che Never Know è composta dal bassista, insieme col testo di Simone. E siccome Simone ha avuto anche lei, per il fatto della sua, insomma, certa avvenenza, alcune problematiche, insomma, soprattutto in Sud America, dove Don't Touch My Hair, famosa questa frase, non toccate i miei capelli, ma c'ha perfettamente ragione, c'ha un patrimonio dei capelli, quindi me lo direbbe a chiunque donna se gli toccano i capelli, cioè non c'hanno questa esagerazione, questa esasperazione, che adesso non so come fanno col Covid-19 là in Brasile, cioè che devono stare a distanza, perché là proprio hanno l'idea che le divine... Cioè, ancora sono rimasti agli anni 60-70, cioè la gente, quelli che stanno bene ovviamente, non quelli delle baraccopoli ovviamente, si mettono sotto gli alberghi, aspettano i gruppi, le band, le massacrano, le inseguono, un po' come ai tempi dei Beatles, sono rimasti in America, in Sud America soprattutto, quindi sono molto calienti, però ovviamente con gli olandesi sono completamente diversi, per non parlare con i giapponesi che assolutamente se li tocchi ti denunciano, cioè c'è proprio una cultura di non si stringono la mano i giapponesi per salutarsi, loro si salutano così... C'hanno tutti dei rituali, non si sfiorano nemmeno, ma là c'è un'esagerazione opposta. In Giappone c'è un rispetto pazzesco, cioè proprio una cosa che ha dell'incredibile, mentre per quanto riguarda l'America sono estremo e diciamo che forse noi siamo i migliori in assoluto, cioè non lo so, voglio vantarmi di essere italiano, nonostante tutto. Lo dico la verità, cioè diciamo una situazione un po' intermedia, insomma, c'è l'eccesso di calore che poi certe volte qualcuno ne approfitta per fare mano morta, secondo me, Quindi il testo che sicuramente è un po' che poi è uscita anche come singolo è Never Alone, che fa parte dei Mink Conspiracy. Comunque, ritornando ai primi due lavori della Transmission, sono il primo album, è molto più roccioso, duro, e parla anche delle torri... c'è una canzone dedicata ai problemi che erano successi 2 anni prima, quindi con l'attentato alle Torri Gemelle, quindi c'è un chiaro riferimento in Facade of Reality, quindi sull'attentato alle Torri Gemelle. Insomma... temi impegnativi e canzoni abbastanza sostenute, gotiche, ma non molto melodiche, quindi anche come un album d'esordio veramente tosto, vanno su atmosfere un pochettino più rilassate, con canzoni addirittura più melodiche come Quietus, come... sì, qua non dico pop, comunque medievaleggianti, però ecco... Quindi come Solitary Ground mi sta venendo in mente, ho letto le Tre Vergini, Trois Vierges, quindi... I testi pure ci mettono un po' di francese, un po' di latino, cioè ogni tanto arricchiscono l'inglese e ci mettono questi pezzi un pochettino di altre lingue. L'italiano no, ci mancherebbe. Vabbè, sto scherzando ovviamente. Comunque, quindi nei testi degli epica si trovano molti riferimenti, soprattutto nei cori,
che fanno riferimento un pochettino ai cori gregoriani, insomma, se si ascolta la musica classica, diciamo che poi se Malky Janssen soprattutto si affida ad altri autori, solamente infatti poi li mette in evidenza nei testi per queste parti scritte in latino o comunque anche piccole cose anche in ebraico, se non sbaglio in lingua antica, insomma, soprattutto in latino. Quindi, che dirvi di più? Insomma, ascoltate i primi due album che sono diversi completamente da. C'è un certo ribalto con l'entrata della Nuclear Blast, con l'abbandono del primo batterista, con l'entrata di Arjen van Biesenbeck, all'inizio solamente come turnista e poi come batterista, e con il successivo abbandono di Aed Sluiter, che pare che abbia trovato un lavoro migliore, quindi all'inizio erano praticamente dei semiprofessionisti, ma ancora mantenevano dei lavori che poi alla fine questo è venuto lì, da peccato perché secondo me era un gran chitarrista, però ne hanno trovato uno meglio che Isaac, non mi piace anche lui sinceramente, e quindi con l'avvento di questo abbiamo un album che secondo me è il loro primo vero, a parte non vi ho parlato di Consent to Oblivion, scusatemi, ma ovviamente poi l'album Consent to Oblivion, che è il secondo album, si conclude con l'omonima Mini Suite, che non manca mai alla fine di ogni concerto, e da un po' di anni serve per fare praticamente una sorta di battle, di battaglia, cioè si diverte Mark Jansen, mettetevi qua, mettetevi là, e quando parte comincia a uccidere tutti, fate una sorta di mosh, come si dice, insomma, ammazzate, insomma, fate un casino, perché effettivamente è una canzone per la ritmica, c'ha un inizio molto particolare, ma è solamente l'intro e poi parte a manetta, insomma, il massacro, insomma, che si presta molto, molto bene, insomma. E quindi al moshing, diciamo così. E i due album, vabbè, dipende, se assolutamente da ascoltare, vabbè, lo dico successivamente, è Desire Universe ed è di Vin Conspiracy. Sì, te l'ha detto, guarda, ti ha anticipato Paolo che lui può scrivere, io te lo devo dire a voce. Sì. Posso essere d'accordo, anche se poi, ecco, dai Consent to Oblivion dovresti prendere almeno quella, perché comunque la fanno sempre dal vivo, quindi effettivamente gli album che ti ha citato Paolo, che mi sta anticipando un pochettino, vabbè, ma comunque non è che sto a fare una lezio magistratis sugli Epica, quindi sto solo parlando così, anche se sto cercando di avere una certa cronologia, però insomma, possiamo parlarne un po' a ruota libera, come si dice. E sì, Consent to Oblivion ovviamente merita. L'album, infatti, secondo me non è omogeneo, ecco, diciamo così, Consent to Oblivion ha questi pezzi un po' medievaleggianti e lenti, e poi finisce con l'omonima, che, vabbè, è spettacolare, anche se ha rotto un po' i coglioni, perché da quando ce l'hanno, finiscono ogni concerto, finisce così. Ormai sono tipo 15 anni, sì, è uscita nel 2006, e mi sembra che non abbiano, a parte i concerti, ma anche nei festival, che fanno quattro canzoni, alla fine ci cade Consent to Oblivion, che comunque già dura 10 minuti o 11, e alla fine ne fanno pure di meno di canzoni, perché vale due canzoni, se non due canzoni e mezzo, insomma, ecco. Diciamo, sicuramente vale due pezzi, insomma, ecco, per la sua durata. Quindi, io intanto mi bevo un altro po' di vino. Mi spiace per Davide, purtroppo, vabbè, fa niente, avrà avuto degli impegni, non lo vedo in diretta, mi sarebbe piaciuto con le sue battute alla abruzzesi. Allora, partiamo, eccoli qua, i primi due lavori con la Transmission, e quello che vedete qua è The Phantom Agony, e questo è Consent to Oblivion, versione deluxe con un DVD, che è un documentario sulla lavorazione dell'album, niente di che. Però incartonato, c'è un discreto valore, non è molto comune, è un'edizione limitata. Ecco, così. C'è questa bellissima, sembra quasi una foto comunque fatta dipinto ad olio, sembra un olio questa qua, un ritratto di Simone giovanissima, c'era qua, c'ha 20 anni, molto molto bella, devo dire la verità. Ecco qua la formazione, qua si vede che sono proprio dei pischelli, vi faccio vedere un pochettino anche i libretti, ecco qua. Ah, ovviamente una buona parte dei miei CD sono firmati da tutti e loro sei, perché a Wagen per un paio di volte,
L'ho potuti andare al meet and greet perché, e quindi mi sono portato i libretti, non tutto il CD ovviamente, no, però i libretti, il problema infatti che consente un brivio, ce l'ho avuto dopo. Il problema dei cartonati è che ti devi portare, se non c'hanno un libretto che si toglie, come in questo caso qua, che è incollato, devi portare, magari i due CD te li lasci a casa, però te devi portare tutto questo. Invece il jewel case è semplice, uno si prende questo, gli porta questo e te lo fai firmare. E ci sono tutte le firme qua sopra. Quando, allora, niente, quindi ho cominciato ad ascoltare gli Epic esattamente nel 2010 e ho, come ho detto io, ho cominciato a capire che effettivamente questa era una nuova strada da intraprendere per ascoltare musica nuova nel metal. C'era chi si è buttato sull'estremo, sul death, e io mi sono buttato sul symphonic, già con i Nightwish qualche anno prima, però i Nightwish poi hanno avuto delle derivazioni abbastanza folk, addirittura pop, possiamo dire. Folk pop, sempre rimanendo in un ambito metal, però molto più, anche se i testi ovviamente, i riferimenti, però chi sono rimasti fedeli a un certo tipo di metal, anche duro in alcuni momenti, con inserzioni death, black addirittura qualcuno dice, sono dei, sì, effettivamente in Consent to Oblivion ci sono dei momenti di screaming, insomma, quindi si possono sentire anche queste influenze, quindi è tutto un purpurì orchestrale. E il metal che si può sentire anche dalla parte più melodica fino a quella estrema. Quindi io ti consiglio veramente, cioè gli Epica non sono un gruppo da sottovalutare, io non c'ho niente da guadagnare e nessuno mi paga per dire quello. Quindi quando qualcuno mi accusa, ah, ma ti ascolti gli Epica perché ci sta, scusate se so tedioso, ripetitivo, io non ascolto gli Epica perché c'è una bella donna là davanti, quello è la ciliegina sulla torta. Certamente fa la sua porca figura Simone, ma questo è indubbio, non si discute. Però se ci avesse una voce di merda, a me degli Epica non me ne fregherebbe niente. Ecco, diciamocelo chiaro, è questo che bisogna purtroppo togliere il tarlo da molte persone che partono con i pregiudizi. Però più di tanto non si può fare, sono sempre gruppi di nicchia che ovviamente non è che si può pretendere che chiunque ascolta le canzoncine degli SDC oppure, che ne so, altre cose rock poppeggianti o comunque con testi che di facile presa, con. Ci sono anche canzoni di facile presa negli Epica, sicuramente, le posso citare tranquillamente, ma parleremo per 2 ore, insomma. Adesso sto ancora ai primi due e siamo arrivati alle 6:45, cioè quindi figuriamoci, insomma. Comunque, ecco, questi sono i primi due album, ma il successo lo abbiamo con The Divine Conspiracy e soprattutto col brano che esce. Erano già usciti dei video di Faint, dei Phantom Agony, per quanto riguarda i videoclip promozionali, anche di Solitary Ground e di Quietus. Questi sono i quattro video che sono usciti in quei due, e forse qualche un altro, però i principali sono quelli. Proprio videoclip, no? Come vanno adesso di moda, che non si investe più i leak video oppure i making video che hanno fatto di tante altre, perché ormai il videoclip non tira più con internet. Non si investe più, e quindi perché ormai la musica è talmente liquida e fruibile che investire i soldi in videoclip di un certo livello non conviene più a nessuna casa discografica, diciamocelo chiaro. Questo è anche qua tutte le firme della formazione attuale, e quindi anche Robert, non ho parlato di Robert Van der Loo, che è l'ultimo che sostituirà Yvonne Utz, che abbandonerà gli Epica dopo aver partecipato a Requiem for Indifferent. E quindi questo è un album che dà una svolta al sound degli Epica e lo rende veramente sinfonico. Quindi abbandonano quasi completamente. No, no, diciamo che quelli che ha detto Paolo sono quelli che. Sono d'accordo con Paolo, non Matteo. Già Holographic e The Quantum, bisogna ascoltare prima quelli e poi quegli altri due. Secondo me a partire di quei due è perdere veramente tantissimo. Vabbè, comunque, cosa dirvi di più? Cosa posso consigliarvi? Vabbè, quella che fanno sempre dal vivo, che è The Obsessing Devotion, che non manca mai. Never Alone non la fanno più e fanno pure bene, perché effettivamente era la canzoncina pop. E Chasing the Dragon è molto molto bella e parla, io pensavo non lo sapevo, ma alla fine parla di tossicodipendenza, cioè il drago è una metafora della dipendenza dalle droghe, quindi cacciando il drago vuol dire cacciando via il dragone, ma il dragone in realtà è come dicono gli americani, la scimmia, no? Per identificare la droga, ci sono tutte queste metafore, ho utilizzato il drago, insomma, quindi il mare è il drago, insomma, anche nella mitologia, nella iconografia medievale, il mare è rappresentato dal drago, e questo qua rappresenta cioè, i tossicodipendenti, insomma.
Poi, vabbè, che era Full of Damnation, un altro pezzo che è molto molto bello. E Santa Terra. Santa Terra pure questo è un pezzo che non manca mai, è un cavallo di battaglia che poi viene cantato qualche volta con degli ospiti. Tipo con Florian Hansen, c'è stato anche un momento che l'hanno fatto in trio perché si presta con le sovraincisioni o con i cori, si presta a essere cantato a due o tre voci. Io l'unica volta che l'ho vista in duetto è stata a Bologna nel 2017. Nel penultimo concerto che ho visto loro, dove c'era Annek van Giersbergen che promuoveva una nuova band che si chiamava i Viewer, che non ha avuto un seguito come tante altre band nate un pochettino così per cercare di avere musica molto particolare, prog, metal, insomma, con influenze pure qua. Siamo su musica molto di nicchia particolare, non pare che non abbia avuto un seguito, non ho avuto più notizie di questi Viewer, che significa fuoco in olandese. Così ha detto a Neck, vur, 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 vur. E poi ha fatto il duetto con Simone, ma non di Santa Terra, mo se ben mi ricordo, l'ha fatto di Storm the Sorrow. Invece Santa Terra l'ha fatto con Florian Hansen al Retrospect, vabbè. Allora, parliamo di un altro capolavoro. Un altro capolavoro che esce esattamente nel 2009. Ed è Design Your Universe. Design Your Universe, e qua secondo me raggiungiamo proprio l'apice, con c'è un giusto equilibrio fra canzoni veloci, come avete sentito precedentemente di Martyr of the Free World, una canzone dove la voce di Simone va scala veramente delle vette altissime, infatti non gliela fa dal vivo che è Unleashed. Poi vabbè, c'è Kingdom Heaven, che è una suite che io purtroppo non sono riuscito a vedere dal vivo, che fa parte di tutto una sorta di concept diviso per vari album, che è The A New Age Dawn, parte quinta, perché uno qua deve ragionare pure sul fatto che Jansen, Mark Jansen, riporta più o meno un certo filone sul suo discorso dei Maya, della storia, lo riporta in più album, cioè in alcune canzoni ci mette la parte quinta e sesta di questa sorta di suite che si disperde in vari lavori. Che addirittura la prima parte, perché le ha fatte due così, la prima parte è stata la prima parte, i primi tre pezzi stanno negli After Forever, quindi era diventa un attimo. Lo dico solamente per quelli che sono ultra fissati, che proprio vogliono fare delle ricerche, insomma. Infatti sottotitoli, addirittura è divisa, Kingdom Heaven è divisa addirittura in cinque sottotitoli, è l'unico caso, che ha Holding the Region, Children of the Light, Bardo Tandal, Paragon of Perfection e The Horse Return. Vabbè, qua siamo a livelli veramente epici. Siamo a livelli veramente epici. Full of Damnation è uno dei capolavori, secondo me. Sì, anche secondo me, e per fortuna che l'abbiamo visto all'Orion. Ciao Ivan, l'abbiamo vista all'Orion, quella canzone là l'ho anche ripresa. L'ho anche ripresa. Quindi, dopo aver composto questo qua, c'è Simone che si ammala di una forma virale, una sorta di SARS, una forma tipo come un Covid, praticamente tipo un coronavirus, insomma. Se una MERS, quindi ovviamente è una malattia virale, e nel tour che dovranno fare successivamente vengono annullate diverse date, tranne quelle americane, dove ci sarà la sua vocal coach, cioè Amanda Sommer, sostituirà Simone durante alcune date americane, ma poi ritornerà successivamente per incidere, per fare un concerto memorabile, sempre nel 2009, del settembre-ottobre, insomma dell'autunno 2009, con chiamato The Classical Conspiracy, riferito ovviamente con una orchestra di 70 elementi, che poi farà anche il retrospect del decennale in Ungheria. Quindi con questa orchestra ungherese faranno due, uno verrà fatto proprio per il decennale e qua lo faranno l'occasione. Addirittura è un doppio CD con molte cover e canzoni strumentali suonate solamente dall'orchestra, e più una decina di canzoni loro, quindi ci sono metà cover e alcune solo orchestrali, qualcuna cantata, e metà canzoni proprie, e quindi ci sono un totale di ben addirittura 28 pezzi. Non me ne ero neanche accorto, ho sentito poche volte, devo dire la verità. Ci sono 28 brani, perché vabbè, alcune sono solamente strumentali, e quindi gli Epica, non lo so perché non c'è un video, probabilmente partecipano solamente i musicisti, quindi se non c'è Simone, ovviamente ci sono i coristi, ovviamente in questa grande il coro e la parte, diciamo, metal la fanno, insomma, gli Epica, tranne Simone, insomma, ecco, ovviamente. La cosa figa è che c'è sta addirittura un pezzo di Spider-Man, c'è Spider-Man's Medley,
E ci sta la marcia imperiale, quella di Star Wars. Poi c'è la famosa Stabat Mater Dolorosa. E poi che c'è di particolare in The Hollow and the Mountain King? Non so se sia la canzone perché l'ho ascoltata pochissima. E poi c'è Pirati dei Caraibi pure, presa dal film. In The Hollow and the Mountain King non lo so se è la cover dei Savatage. Sinceramente, l'ho ascoltato talmente poche volte che sinceramente mi prendete in castagna. Comunque, c'è tanta carne al fuoco, ragazzi. Io ascoltavo soprattutto il CD2 perché erano i pezzi degli Epica. C'era qualcuno qua, c'era The Last Crusade, Sensorium, Quietus, Chasing the Dragon e Faint. E poi c'era il CD2 con canzoni completamente degli Epica. Vabbè. Questo è abbastanza. Non si trova tanto facilmente. E almeno nella versione così. Anche questo ci hanno messo le firme. Come vedete, sono tutti album firmati dalla band. Non so che valore ci possono avere. Comunque. Poi andiamo avanti. E qua arriviamo al momento finalmente che nel 2012 arrivano a Roma gli Epica. Io li ascoltavo dal 2010 e vanno all'Orion. Io mi domando, ma dove cacchio sta sto Orion? Era una discoteca, cioè è una discoteca sostanzialmente, che adesso col Covid-19 pare che forse dovrebbe può anche chiudere per la crisi che stiamo attraversando. Del Covid, intanto mi bevo un po' di vino. Come vedete, la copertina è rovinata perché purtroppo lo tenevo nel mio negozio che ha una copertura non perfetta e quindi se fa dei diluvi veramente notevoli, ho delle piccole infiltrazioni. Una piccola gocciolina d'acqua purtroppo è penetrata e mi ha rovinato il libretto, ma il CD è perfetto e quindi questa è anche una cosa particolare. Infatti non l'ho portato a Wagen perché mi vergognavo a presentare un libretto un pochettino rovinato perché c'era colata un po' d'acqua, di acqua piovana purtroppo. E speriamo che non chiuda. Eh sì, speriamo a noi perché qua non sono rimasti più locali, però la situazione è quella che è tragica. Per quest'anno non ci avremo locali per la musica dal vivo. Forse all'aperto fanno qualcosa, ma non lo so. Non voglio neanche pensarci, ragazzi. Questo è un momento di sollievo perché passiamo alla fase 2 e mi sto divertendo a parlare un po' degli Epica con voi. Così, tanto per dare consigli a chi non li conosce per niente, noi li conosciamo a memoria, è solamente per farci due chiacchiere, per stare un po' vicino, insomma. Matteo, Paolo, Ivan, magari Gloria li conosce un pochettino, so Claudio, non lo so se gli interessa o tanto, ma ha detto interessa se parlo io, vabbè, ti ringrazio Claudio. Mi dispiace che non vedo purtroppo, avrà avuto da fare, non vedo Davide, è sempre stato presente ultimamente, e vabbè, fa niente. Intanto faccio un altro brindisi con voi, in stile Elise Reed. Che è ubriaco una persa che è cascata col motorino e si è distrutta le ginocchia, quindi non lo so se andrà con le gambe di fuori ai prossimi concerti, però avrà tempo di rifarsi perché tanto per quest'anno non ce so, quindi alla fine le ginocchia gli tornano come era prima. Ma che Stabat Mater Dolorosa? È una cover di un compositore famoso, ora non ricordo, ma chi? Scusa Matteo. Non capisco, se metti una frase così non capisco di una cosa. Vabbè, comunque, è un pezzo classico, ma non mi ricordo di quale compositore italiano, se parli di Stabat Mater Dolorosa. Vabbè, andiamo avanti. Quindi siamo passati a Requiem from Indifferent. E così, già Paolo ha visto il concerto precedentemente, io vedo, li comincio a vedere, vengono all'Orion, esattamente in primavera del 2012. E qua addirittura riesco a imboscarmi la Nikon, che poi so che facevano problemi, invece in quel caso là non gliene fregava niente all'Orion. Gli faccio bellissime fotografie, faccio i primi video che danno su YouTube, ma hanno un certo successo, soprattutto Unleashed e Stone the Sorrow, e Prelude to Madness. No, in The Hollow and the Mountain King dovrebbe essere dei Savatage, ma sinceramente la dovrei riascoltare se dovrebbe essere quella. Perché quel titolo là corrisponde alla canzone dei Savatage, In the Hollow of the Mountain King. Quella che introduce Hollow of the Mountain King. Devo riprendere un attimo, tanto che siamo, Unholy Trinity. Sinceramente non me la ricordo, ragazzi, perché io di solito skippavo questa parte qua, che era soprattutto strumentale, e andavo direttamente alla canzone degli Epica.
cioè mi ascoltavo al massimo la marcia imperiale, l'Imperial March, e lo sì, perché con Palladium è un pezzo loro strumentale, per esempio, uno degli Epica Palladium. No, 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 è un pezzo classico famosissimo. A Ivan Spurio, se lo ascolto, riconosci subito. Vabbè, siete esperti voi in materia. Allora, per quanto riguarda Requiem from a Differ, probabilmente è l'album più oscuro e con grandi pezzi, ma anche pezzi un pochettino messi là complicati e non di facile presa. Consiglio soprattutto, oltre al singolo Storm the Sorrow, Monopoly of Truth, Delirium. E poi la seconda parte passa un pochettino così, fino ad arrivare al capolavoro finale che, per un problema della casa discografica, verrà messo il pezzo semi-strumentale, cioè senza la voce di Simon, solamente coi cori e con la voce di Mark in growl. Quindi quando uno... alcune, io ho l'edizione così, purtroppo, senza... No, però dopo mi sono scaricato dal loro sito in maniera... Si sono accorti, ovviamente, le loro erano talmente plateale. Chi ha delle ristampe più attuali, io l'ho comprato all'epoca, ho beccato questa qua. Tra l'altro ho aspettato pure un po' di anni, non l'ho comprato subito, però ho beccato quello, diciamo, con la canzone non completa. Quindi Serenade of Self-Destruction è bellissima, ce l'ho in retrospect dal vivo e più c'ho l'MP3, c'ho solo l'MP3 cantato da Simone. E comunque, beh, quando ascolto c'ho sia la versione, diciamo, senza Simone che con Simone, insomma. Questa è la cosa particolare, che è uscito male dalla casa discografica, non se ne sono accorti, e diciamo la versione semi-strumentale, perché in realtà ci sono i cori e la voce di Mark, quindi ovviamente mancava l'ultima pista, chissà com'è, qualcuno ha sbagliato nella casa discografica ed è uscito fuori così. Allora, a questo punto arriviamo quasi al decennale. Gli Epica, tramite i siti internet, Facebook, cominciano ad avere un certo sopravvento per quanto riguarda la comunicazione con i fan, soprattutto per le medie, per le band medio-piccole, e comunicano che vogliono fare un concerto verso l'autunno del 2012, che vogliono celebrare il loro decennale con un concerto in Olanda, esattamente a Eindhoven, al Klokkenbau, che non è altro che poi va a sapere, non lo sapevamo ovviamente, che non è altro che un ex capannone industriale, però purtroppo il gruppo si è formato là, e in questa sono di Eindhoven, o comunque nei sobborghi di Eindhoven, insomma, Marc Janssen e Friends, diciamo così, e quindi hanno deciso di celebrare, ovviamente era giusto celebrarlo, magari era meglio Amsterdam, vabbè, questo è un giudizio personale che non c'entra niente, loro hanno voluto celebrare veramente in casa, dove sono nati, esattamente 10 anni prima, e quindi ho questo qua vale come biglietto, che io ho stampato in maniera tipografica sull'A4, a colori, con le firme di tutta la band, esattamente ci sta anche il mio nome, perché è stato fatto, è stato scaricato il PDF dal sito degli Epica, dove io ho pagato con la carta di credito sia per me che per Paolo. Paolo però c'ha il mio nome, perché ovviamente i biglietti li ho comprati io, quindi non è che devo mettere i nomi, cioè era nominale per modo di dire. Comunque è stampato anche il mio nome, è anche figa sta cosa, e con il codice a barre, e quindi con tutte le firme, insomma, ci dovevo fare un quadretto, ma ovviamente poi non l'ho più fatto, l'ho fatto per quanto riguarda il concerto dei Nightwish, quello sì, con le firme loro, ovviamente. Però ci sta la band, qua è solamente questa cosa grafica. Comunque è molto bello, questo è stato firmato a Wacken la prima volta, sì, perché a Wacken l'ho visto 2 volte, ben 2 volte. Quindi noi come seconda volta che vedo lì andiamo addirittura in Olanda nel 2013, esattamente il giorno è il 23 marzo, il 23 marzo del 2013 vedo per la seconda volta gli Epica addirittura in Olanda con Paolo. È stata un'esperienza bellissima, addirittura faceva un freddo un po' atipico perché era già il 23 marzo, addirittura quando siamo arrivati nevicava, cioè nevischiava, e poi vabbè ci sono state tutte le sventure che io volevo entrare con la macchinetta, loro non avvertiti, quindi ritorno in albergo, ripassa, mi riconoscono per il cappellino, quindi quello mi fa passare avanti, non me li fa fare tutta la fila, insomma, io poi alla fine c'era stata una sorta di tribunetta in fondo, per non stare in mezzo che non si vedeva niente, me li sono visti in fondo, è stato comunque ugualmente bellissimo, insomma, un concerto di 3 ore. Cominciata alle 8 di sera con tutta l'orchestra, cioè è stato qualcosa di bellissimo. E poi ci ritroviamo anche sul DVD perché a fine serata facciamo delle interviste, anche se non partecipiamo attivamente nell'intervista, però ci vediamo alle spalle che salutiamo
l'intervistatore, l'intervistata, e noi siamo alle spalle io e Paolo, che facciamo dei saluti così, e quindi siamo presenti anche nel DVD e doppio DVD e triplo CD, quindi un bel cofanetto che poi vi faccio vedere. E ci siamo presenti anche io e Paolo per pochi secondi per quanto riguarda gli extra bonus del DVD, insomma. Quindi questa è stata una bellissima esperienza, questo viaggio. Cioè, mi viene quasi da rinuccia, ma no. Ripensandoci mi si accappona la pelle col fatto che adesso, se per quanto tempo non potremo fare viaggi per andare a vedere i concerti, quindi veramente mi sento un pochettino triste in questo momento. Insomma, comunque dei ricordi, sono passati già 7 anni, sì. Sono passati 7 anni da questo bellissimo viaggio insieme a Paolo, che poi pochi giorni prima aveva la febbre. Stava quasi per rinunciare, dovevo partire da solo, cioè delle cose che erano delle incredibili. Vabbè, ci tenevo soprattutto a dire, questi sono i bei ricordi dei concerti, poi soprattutto se hai un ricordo firmato con una copertina così, penso che sia qualcosa di indimenticabile, unforgettable, come dire. Quindi passiamo. Allora, quindi con il biglietto, poi questo qua mi sembra che l'ho preso a Wacken. Non mi ricordo, questo è venuto col cappellino, mi sa con qualche cosa abbiamo ottenuto. Ah, col retrospect, mi sa mi hanno messo questa bellissima cartolina che riguarda esattamente, rappresenta la formazione al retrospect. E abbiamo l'ultima fotografia con Coy Hansen con i capelli, poi successivamente, siccome ce n'erano pochi, si è rasato completamente, ormai è tipo, cioè completamente calvo, insomma, perché non gli va, c'avevi 40 di febbre. Infatti questo è un mistero, come 2 giorni prima c'avevi 40 di febbre addirittura, e poi il giorno degli Epica stavi bene, c'è 40 di febbre. Cioè, questa c'è una cosa che la devi capire soltanto te, la puoi capire, guarda. Vabbè, comunque è andata bene così. Vabbè, questa è la cartolina, insomma, queste sono le cose più belle. Ai banchi CD, ovviamente, si intende. Quindi andiamo avanti. Ah, poi ovviamente io li ho comprati, addirittura firmati, no, questi firmati da loro, sono sempre firme loro, si vede che sono autografe, però per chi faceva il pre-order addirittura firmavano tutte le copie. Tu dirai, ma perché ce n'ho due? Perché? Perché pure qua la Nuclear Blast ha fatto non il gravissimo errore di Serenade of the Self-Destruction, la canzone di Requiem from Indifferent, ma... chi vedeva il DVD, la parte finale veniva tagliato, il finale, cioè praticamente l'autospect, introspect e autospect, cioè che sembra l'introduzione e la fine del concerto, che non è altro che gli applausi con una musica di sottofondo, con i coriandoli, con queste cose qua, con tutte le luci, con l'orchestra. Però insomma, no, era un'imperfezione, insomma, cioè si ripeteva un discorso, non so qual era il problema, perché e poi alla fine si saltava, veniva saltato autospect. Tutti, molti gli hanno fatto presenti, i primi che hanno fatto gli ordini, e a me addirittura mi ritrovo dopo 15 giorni ad avere un'altra copia firmata. Mo' adesso non mi ricordo sinceramente qual è il DVD2, che è quello mezzo fallato per l'ultima, per l'autospect praticamente. Quindi ho 4 DVD e 6 CD, due copie firmate, di cui una però c'è il DVD leggermente fallato. Vabbè, comunque, ragazzi, è qualcosa di indietro. Sono stati talmente onesti che hanno rimandato gratuitamente una seconda copia, quindi c'è da apprezzarli, insomma. In questo caso hanno ammesso il piccolo errore, perché poi il concerto era perfetto. Però molti hanno detto, vabbè, ma perché Autospect non parte? E ho detto sì, effettivamente è stato masterizzato male, vabbè. E quindi ce n'ho due. Quindi siamo ancora al 2013, ragazzi, e sono le 7:05, cioè praticamente avete visto, cioè degli Epica non basta, per con tutti gli aneddoti concerti. Ho messo solamente i primi due concerti. Paolo mi sembra che ne ha visti 10 o 11, io 7-8, perché poi io a Milano non l'ho mai, non, a Milano, a Trezzo non l'ho mai visti. Al massimo mi sono spinto a Bologna. Ah, l'abbiamo visto anche a Vinci. Tra l'altro è l'ultimo concerto loro che ho visto. Alla festa dell'Unicorno nel 2017, e poi a Wacken, poi dopo pochi giorni. Mi sa che gli ultimi due concerti che ho visto del 2018, sto sbagliando, 2018, sono gli ultimi due concerti che ho visto degli Epica. Poi devo vedere quelli per quanto riguarda il decennale di Desire Universe, che tra l'altro non veniva a Roma, si sperava che poi è venuto il Covid praticamente, e ce lo vediamo tutti. Paolo dice che ha visto 13 concerti. Io ho compreso quello che hanno fatto la prepista in Aglio, due a Roma, due a Wacken, una a Bologna,
Avrei vista prima, l'ho visti 6 volte, 6-7? Mi sembra di sì, perché tu l'hai visti una volta in più e poi l'hai visti sempre a Milano, a Trezzo, una volta a Milano in un festival, quello a Vinci, io ho visti 7-8 volte, tu l'hai visti 5 volte in più perché cioè, ti sei fatto tutte le date di Milano, mi sembra, in più, addirittura 13. Hai fatto bene i conti? Ah, e poi c'è Clochebau, Roma, sì, vabbè, io non ho fatto bene i conti, ma staremo sui 6 o 7. Va bene, e allora andiamo avanti, andiamo avanti. E arriviamo finalmente all'album che ci ha permesso di creare un po' il gruppo, addirittura la pagina con Christian Grasso, che per quanto riguarda pochi mesi prima creò una sorta di come posso dire, di fan club, addirittura poi è diventato veramente riconosciuto, insomma, addirittura l'ha messo nel sito web, è riuscito ad avere dei contatti col manager. Come fan club italiano, che poi la cosa è un po' morta nel tempo. Adesso però rimane la cosa figa che oltre a me e a Paolo ci ha permesso di conoscere te, Ivan, Bianca e altre persone che ormai non vediamo più, siamo rimasti in pochi, anche Iaia, ma non mi ricordo che ci stava Olga pure, mi ricordo che qualche volta l'abbiamo vista, oltre Cristian, Roberto, insomma. Abbiamo fatto anche delle tavolate da 20 persone, poi un po' ci siamo persi, siamo rimasti in pochi, però vabbè, mi stavo dimenticando la mitica, insomma, la mitica panda. Ovviamente Lucrezia Piccini che oggi non ci sta. Lucrezia, Lucrezia, mannaggia la miseria, oggi non ci sei. E vabbè, e quindi si era creato un bel gruppo, addirittura il primo raduno che abbiamo fatto dei fans degli eravamo 22 persone, cioè una cosa creata sui gruppi di Facebook, che di solito sono molto così, hanno creato a me un raduno, vediamoci un po', vediamo un po' quanti siamo. Alla fine eravamo 20-22 persone, cioè qualcosa, ci siamo fatti un giro per centro, siamo andati a Villa Borghese, cioè abbiamo fatto per 3-4 volte, poi io l'ultima volta andavo ai raduni, di solito il punto d'incontro è la Piazza del Popolo, e oppure Fontana di Trevi, no, Fontana di Trevi no, Piazza di Spagna, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Villa Borghese, poi c'era il Burger King a Piazza del Popolo. Di solito il giro era questo, insomma, sì, qualche volta si è passata, una volta si è passato pure per Fontana di Trevi, se ben mi ricordo. Vabbè, comunque, per il Pantheon pure siamo passati, sì. Vabbè, abbiamo fatto dei giri al centro, insomma. The Quantum Enigma, altro, in questo album qua diciamo che ritornano un pochetto poi il semipasso falso di Requiem for an Indifferent, diciamo così. Non è un brutto album, però sono 3-4 pezzi che non lasciano il segno. Abbiamo finalmente un bellissimo album dove sono tutte belle canzoni. Alcune l'hanno anche ripescate nei successivi tour, come The Essence of Silence. Ancient Utopia è diventato un bis, cioè Ancient Utopia ormai sono 5-6 anni che fa parte sempre dei bis, Chemical Insomnia, c'era anche Natural Corruption che è stata fatta all'epoca, veniva alternata, e anche Chemical Reverence, Reverence Living in the Art è stata fatta a Bologna nell'ultimo tour, quello dell'Holographic Prince, è stata ripescata. Insomma, è un album che alla fine hanno suonato quasi praticamente tutte le canzoni, tranne proprio la The Quantum Enigma, che effettivamente è la seconda parte di Kingdom Heaven, che a me non mi convince. E infatti l'hanno suonata solamente per quanto riguarda la release party, che è stata fatta nel 2014, a fine mai tour è stato fatto nel 2015 e nel 2016. L'album è uscito nel 2014. Però diciamo che sostanzialmente la maggior parte delle date sono 2015-2016. In occasione di si è bloccata la diretta, no? E qua ho cominciato a fare un pochettino, dopo aver stampato il biglietto per Clochebau, ho stampato anche la locandina, figo perché poi con internet facevamo di essere locandine. E mettevamo le locandine per ogni data, quindi la comunicazione con i fan degli Epic è stata sempre molto diretta, molto face to face. E io ho stampa leggermente modificata con i colori italiani, come vedete ho messo gli Epic con i colori col tricolore, però sostanzialmente ecco, poi ci ho messo una cosa, ecco il fan club, ci ho messo il mio negozio. Puttanate. Vabbè, c'erano stampate una decina che distribuivo all'entrata, ragazzi, prendete questa locandina qua, magari
Che ne so, per ricordo, ho detto chi ha la fortuna ve la regala. Qualcuno, magari se, ho saputo che qualcuno se l'è appesa in camera. E io amo solo per i ricordi del Fan Club, grazie Ivan. Bevo un po' di vino che la voce se ne sta andando. Allora, quindi, poi non so, mi sembra che Paolo, di questo qua l'abbiamo visto anche a Wacken, ti ricordi? L'anno dei famosi uragani e quindi sì, mi sembra che sia quell'anno là. Sì. E tu non eri presente, eravamo presenti tutti all'Orio, la maggior parte c'era chi andava all'Alcatraz, perché comunque il Fan Club all'inizio era nato un po' così, ci stavano anche persone da altre regioni, poi alla fine un po' si è perso come tutte le cose, vabbè. Ci tengo a sottolineare che nella data dell'Orion, per quanto riguarda il The Quantum Enigma Tour, comprai anche questo singolo in 45 giri, abbastanza, dove i fondi andavano al WWF, spero che siano andati al WWF, se spera, che c'è una canzone bellissima che hanno fatto solamente al Grasshop, quello del festival belga, che è This is the Time, che è molto molto bella. E però l'hanno suonata veramente perché è una canzone acustica, prettamente acustica, e l'hanno suonata solamente a Gas Pop. Peccato perché secondo me meritava di andare anche in altre scalette, però ce ne sono talmente tante di canzoni e poi loro comunque sostanzialmente, tranne il grandissimo concerto del Retrospect dove hanno fatto 3 ore, non fanno più di un'ora e mezza, un'ora e 40, quindi stiamo sempre là. Poi con Senti Obbligo non la tolgono mai e quindi. Ci sono quelle 3-4 canzoni, Santa Terra, Cry for the Moon, Consent to Oblivion e magari anche The Obsessed Devotion che non tolgono mai, ecco là che alla fine devi promuovere il disco che sono tutte belle canzoni attualmente, alla fine questo è il problema, ecco This is the Time, ho il 45 giri, molto molto bello. Ah, con Living Line, versione Simon Simons, non ho capito qual è la differenza sinceramente. Comunque, anche la B-side Living Lie, che è The Living Conspiracy. E oggi andiamo veramente oltre altre colore, ragazzi. Quindi arriviamo finalmente a The Holographic Principle, che per il momento è l'ultimo lavoro come CD, come LP. In realtà poi sono usciti altri due EP successivi a questo, di cui uno contiene le 6 canzoni che vennero scartate da questo lavoro. Qua abbiamo anche le versioni deluxe. E The Divine Conspiracy strofe le canta Mark. Ah, ma la canzone? Dico A Living the Lie. Ah, ecco, A Living the Lie le strofe le canta Mark. Sì, ho capito, sono tante quelle canzoni, non potevo ricordarmi. Comunque sì, qua la canta tutta Simone. Sì, effettivamente c'è scritto Simone. Poi, allora, The Holographic Principle, quando esce questo è meraviglioso anche questo album. C'è qualche. La voce di Simone nel tempo, all'inizio era completamente soprano, completamente come si dice intubata, completamente impostata. Poi col passare del tempo, gradatamente, non c'è stato un cambiamento repentino, si porta verso una voce più naturale, più diciamo moderna, insomma, semplice. Non più con l'impostazione classica. E qua abbiamo l'impostazione classica viene praticamente del tutto abbandonata, a parte l'ultima, The Holographic Principle, dove ritorna un pochettino la voce soprano. Che dire anche di questo meraviglioso album, che secondo me sono tutti ad altissimo livello, rimane sempre il migliore perché l'ho conosciuto così, sempre per un valore affettivo, rimane Design of Universe. Però anche questo non c'è niente a dire, ragazzi, siamo su 9, cioè che cosa vogliamo di più da un. Abbiamo una canzoncina Edge of the Blade. Poi abbiamo Beyond the Matrix, che io adoro, Once Upon a Time in Night, un'altra prestazione incredibile di Simon Simons. Poi abbiamo Ascension, dove addirittura c'è un momento anche di quasi black, insomma, come impostazione, come velocità, insomma, notevole. Dancing on an Hurricane, cioè le tematiche approfondite sono sempre legate sociali o comunque alle guerre, per esempio Dancing in Hurricane che impara probabilmente della guerra in Siria e avuto le risposte, infatti ci sono anche delle strumentazioni etniche e poi finiscono con The Holographic Principle, vabbè qua tutta l'ispirazione che c'ha per la fisica,
per queste cose qua particolari che sono anche difficili da spiegare in termini, diciamo così, in poche parole, insomma, il principio olografico è qualcosa che va quasi più oltre la teoria della relatività, come anche l'esempio di Quantum Enigma. Praticamente la nostra realtà, come noi la vediamo, probabilmente e la vediamo noi così, ma in realtà non è così. Scusate il gioco di parole, non riesco neanche a spiegarlo, insomma, praticamente siamo tutti legati in una certa maniera e la nostra realtà è mediata dai nostri sensi, ma potrebbe essere anche non quella vera. Vabbè, qua siamo su concezioni filosofiche che mandano fuori di testa. Sinceramente, leggete per bene le cose. L'importante è la musica. Poi i testi effettivamente sono molto significativi, molto impegnati, non c'è nulla di banale. Anche sull'avvento delle macchine che sostituiscono l'uomo, che per esempio è Universal Death Squad, quindi c'è una critica feroce per contro la progressiva robotizzazione della società, insomma, quindi un album meraviglioso. Io ho la versione in digipack dove ci sono anche alcune canzoni che sono state modificate i testi anche in maniera ironica. Per esempio, Beyond the Matrix è stata chiamata Beyond the Good, the Bad and the Ugly. Il buono, il brutto e il cattivo, una cosa del genere. Il buono, il brutto e il cattivo, sì, presa un pochettino da Ennio Morricone. Qui sono canzoni rifatte molto carine, rifatte in maniera acustica, anche divertenti, jazzate. Ve le consiglio, a parte Immortal in Melancholy, che è l'unica inedita, le altre sono pure anche Universal Love Squad, quindi c'è anche molta ironia, insomma, nell'acoustic principle, insomma. Penso che l'hanno fatto, non so se sia la versione normale, penso che sì. Comunque io ho la versione a doppio CD. E allora, che cosa non vi ho fatto vedere? Ah sì, ovviamente ho anche queste due cartoline che davano praticamente a Wagen. Una me la sono fatta firmare. Questa è l'ultima, è una delle session per quanto riguarda le canzoni che sono state messe in The Solace System, che è uscito dopo un anno. Sempre firmate da tutta la band. In questo caso no, non mi feci firmare, non mi ricordo il perché, però comunque questa è una cosa da vaga, forse perché me l'hanno dato quando sono andato via non mi ricordo perché non ho fatto firmare questo. Boh. Vabbè, invece questo sì. Non mi ricordo il motivo. Vabbè. Poi ah, arriviamo agli EP, con questi concludo. E due ragazzi, l'EP è The Solar System, che contiene sei canzoni, di cui ritorna la versione invece non acustica, normale, insomma, versione metal, poi una ballata, quindi che è Immortal Melancholy, e ci sono altre cinque canzoni che sono praticamente degli scarti, ma chiamiamoli scarti. Insomma, è un album, è un EP che secondo me non so degli scarti, meritavano. Ovviamente hanno dovuto fare una scelta, non potevano uscire con un triplo DVD, avevano già fatto le canzoni. Potevano mettere nelle canzoni acustiche, c'era lo spazio, ci potevano mettere anche queste, e quindi sono stati molto furbi nel marketing, diciamo, la Nuclear Blast. Alla salute. Infatti, ripensandoci bene, se tu hai fatto un digipack con le canzoni acustiche che durano 25 minuti, ci mettevi queste altre 6, facevi una versione deluxe. Invece hanno voluto, ovviamente, diciamo, ottimizzare il guadagno facendo queste 5 canzoni, perché poi ho detto Immortal Melancholy in realtà già c'era nel precedente per chi acquistava il digipack, e quindi è uscito questo EP e io l'ho comprato, diciamo, poco prima del concerto che vidi a Bologna, quindi l'ultima leg per quanto riguarda il tour del Holographic Principle. Infatti c'erano sul banchetto, c'erano soprattutto queste, e fecero una canzone, Fight Your Demons, però in alcune date, perché poi alternavano, suonavano anche Architect of Light. Forse la migliore è The Coded Poetry. Vabbè, la canzone che dà il titolo è la peggiore, che dà il titolo all'album secondo me è la peggiore, che è The Solar System. Sei canzoni, ma comunque niente male. Certo, gli darò un 7 a questo qua, a questo EP. Anche se poi all'interno è molto molto bello. Quindi è molto curato, come si può vedere, insomma, ecco. Ma Jedica, non finisco di sorprenderci. E nel 2018, esattamente un anno dopo, invitati dai fans giapponesi di, non mi ricordo che
praticamente delle anime, quindi cioè delle colonne sonore per quanto riguarda le anime, quindi cartoni animati giapponesi, manga, queste cose qua, che sono l'Attacco on Titan. E quindi sono delle cover praticamente. Questo album qua, questo EP, consta di quattro canzoni e quattro strumentali delle stesse. Sono cover tratte da queste anime, quindi questi cartoni animati giapponesi. E qua io pensavo che ne facessero qualcuna perché l'ultima volta che ho visto Iepica nel 2018 a Vinci, ma in realtà non ne fecero nessuna di canzone. Ma non sono niente male, ragazzi. Io le consiglio. Sono Crimson Bone and Arrow, poi l'ultima, Dedicate Your Heart. Mo' me ricordo poco, però. E poi, vabbè, ovviamente per infarcire hanno rifatto le versioni strumentali. Vabbè, sono solamente quattro, quindi sono versioni pseudo-strumentali perché poi viene tolta solamente la voce di Simone alla fine. Quindi, ecco le scritte, anche è carino perché i titoli sono messi anche in giapponese. Quindi, diciamo che è una cosa molto particolare, che vendevano esclusivamente al banchetto del tour quando fecero questa data, diciamo, particolare a fine luglio del 2018, e di cui Paolo si è perso. Fa una chiacchiera e l'altra, alla fine l'ha regalata a qualcuno al bancone, se lo ricorda ancora. Però un grandissimo, quel mitico cinquino con la 500, siamo ritornati a casa, abbiamo fatto tutto in una giornata, una fatica mostruosa. Io mi sono perso la batteria da Nikon, però forse ho perso più io come cosa, che questo vale 10 euro, ci ho fatto pagare 10 euro, la batteria da Nikon costa un po' di più. La batteria da Nikon, vabbè. Comunque, de sola sera, vabbè. Quindi, secondo me, le quattro cover non sono niente male. È da ascoltare, peccato che non le faranno mai dal vivo. Ah, l'hanno suonate dal vivo solamente nel tour giapponese di presentazione, ecco, per essere precisi. Però è rimasta una cosa molto sul chi va là. Di questa cosa qua, all'interno, io neanche lo sapevo, ho stampato. Perché poi nel 2018, dopo a Vinci, l'ho rivisti a Wacken. Quindi l'ho visti sempre nelle date romane, a Bologna, a Roma che aprivano per i Nightwish, e l'ho visti 2 volte a Wacken, e a Wacken, oltre a far firmare ovviamente quello che rimaneva, solamente The Holographic mi sembra, perché The Solace l'ho comprato dopo, ho fatto firmare questa bellissima fotografia che qua, cioè, che fa parte addirittura del libretto di Attack on Titan. E c'è all'interno, ve lo faccio vedere, che è carino, io neanche lo sapevo. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. È molto originale, dove ogni membro sta dentro praticamente questa sorta di box a 9. È carina questa, veramente originale questa sorta di fotografia. Dove ognuno sta là dentro, Arian con le sue cose, Simone col microfono LG, ognuno col suo strumento. Molto molto originale queste session di Attack on Titan. E ovviamente chi mi poteva mettere la firma fuori? Il più svampito di tutti, che è Mark Jansen. Praticamente ho detto, oh, mettete una firma qua su ogni vostra persona, e Mark Jansen mi ha messo la firma praticamente sulla plastica. Vabbè, che volevo fare? Tutti l'hanno capito tranne Mark, cioè Isaac, Rob, Cohen, Arien, Simon e Mark, niente, la firma mi ha messa qua sopra. Vabbè, pazienza ragazzi. Io avevo Lady Gaga a palla per addormentarmi. Che c'entra Lady Gaga? Che c'entra? Lady Gaga che è molto italiana, la germanotta d'origine siciliana. Pure lei ha detto che ama l'Italia. Ama l'Italia. Allora, finiamo, ragazzi. Ho finito perché effettivamente sto sforando in una maniera incredibile. Ma questa è l'ultima puntata, ragazzi. Quindi ci tenevo particolarmente. Finisco col vinile più bello che c'ho. Prima di tutto perché è un 10 pollici, è particolare, se ne fanno veramente pochi. Allora, normalmente i 45 giri sono 7 pollici, poi ci sono i 45 giri 12 pollici e i 33 giri nella stragrande maggioranza sono 12 pollici. Questo è un 10 pollici, quindi già è particolare come misura. E in più, non so quante copie ce ne siano in giro, c'è Beyond the Matrix con la Metropoli Orchestra, una orchestra jazz, dove è stata risuonata insieme con questa orchestra e con l'assolo aggiuntivo di Arjen Lucassen. Arjen Lucassen ha partecipato, grandissimo Arjen, a metterci qualcosa del suo, un assolo in Beyond the Matrix. C'è la versione orchestral
Se la versione normale, ma sinceramente stento a capire la differenza, devo essere sincero, è una canzone che è diventata jazzata con delle variazioni di ritmo, sperimentale, è qualcosa di unico. L'ho sentita, non ce l'ho neanche in MP3, l'ho solamente sentita sul mio piatto e quindi sul mio lettore, sul mio giradischi. E devo dire che manda fuori testa perché mischia l'orchestra, ritorna la musica. È una versione molto così giocosa. Loro hanno vinto un concorso come la migliore band, è stata votata e ha potuto partecipare incidendo questa canzone qua. Sono gli Epica, ragazzi, sono unici. Sono gli unici che si possono permettere a suonare anche con un'orchestra jazz. Eh sì, e me in questo caso qui sì, c'ho qualcosa forse in più di te, ma non lo so, ma tu non c'hai singoli oppure c'hai anche il DVD quello fatto agli inizi con Memory? No, pure quello è un po' difficile da trovare. C'è anche una colonna sonora che hanno fatto agli inizi, vabbè. Mi manca qualche singolo, però sostanzialmente gli album ce l'ho tutti. Ragazzi, sto vino è ottimo, faccio come Elisa e qua esco fuori di testa. Alla salute. No, gli EP ce l'hai, Paolo, gli EP, The Solar System non ce l'hai? Ma come, Attack on Titan non l'hai più ricomprato? No, io gli album in vinile non ce l'ho, però c'ho il doppio. Ah, sì, non l'ho fatto vedere. Poi li metterò tutto a posto. Ah, ovviamente ho ricomprato anche la versione Gold con le 5 canzoni. L'ho comprata perché c'erano 5 canzoni, se no non l'avrei ricomprato. The Desire Units, che è stato ristampato in Gold Edition con il secondo CD con 5 canzoni acustiche. E per questo motivo qua gli ho ridato i soldi. Diciamo che la remasterizzazione si nota un pochettino, non tantissimo, tocca mettersi veramente, però sono stati alzati un po' i volumi, però c'era registrato bene anche all'inizio, tocca dire la verità. Ragazzi, che dirvi? Ormai con questa puntata io concludo. Concludo, è stato bello stare con voi in questo periodo qua, è un motivo per starvi vicino. Spero in questo mese riusciamo a vedere, non ci potremmo incontrare perché pare che questo lockdown non ci permetta di, anche perché i pub sono chiusi, forse ci dovremmo vedere in qualche villa, si potrebbe anche fare tipo Villa Ada o Villa Borghese a vederci così, perché comunque per motivi di sport non c'è limitazione, quindi a vederci una bella giornata, magari organizziamo qualcosa a Villa Ada vicino da te Paolo, che ne so, a Villa Borghese o al centro, tanto limitazioni per uscire non ce n'è, anche se è strettamente consigliata, avere delle motivazioni, sì, ho capito, ma col fatto che non metti più cose non penso che ogni persona verrà controllata se cammina a piedi in mezzo a Roma così, senza, con la distanza, con la mascherina, con i guanti e con tutte le disposizioni che ci mantengono a distanza sociale. Quindi secondo me si potrebbe fare qualcosa, ragazzi. Quindi saluto anche Mario Entini da Budapest. Ciao Mario, a differire, sono internazionale. C'ho anche gli amici che ho conosciuto al bar Gianmario. Come va a Budapest? Orban ormai è diventato dittatore, eh? Beh, passa più, eh? Che avete deciso? Rimanete ancora là a vivere? Beh, penso sì, ormai c'avete il bar. Bella corsetta, sì. E quindi, che vi devo dire, ragazzi? È finita. È finito questo primo periodo, vedremo un po' il secondo come va. Io non penso che ritorneremo a un lockdown. Ecco, adesso divento abbastanza serio come il precedente che ci ha limitato la libertà di movimento. Insomma, lo ricorderemo per tutta la vita. E grazie dell'applauso, Paolo, ti ringrazio. E mi spiace che non sia intervenuto Davide, ci tenevo in particolar modo, avrà avuto i suoi motivi. Vabbè. Però ci siete stati tutti, ci siete stati tutti, i follower, insomma gli amici che mi seguono di più, anche qualche ospite particolare, alla fine insomma 9-10 persone in diretta. Io non so che dirvi ragazzi, spero veramente di poterci vedere a maggio, almeno noi che siamo di Roma. Organizziamo qualcosa, vediamoci in una villa, ci compriamo qualcosa, ci beviamo qualcosa, che ne so, ci portiamo un po' di vino, non lo so. Non ci potremmo abbracciare, vabbè, ci stiamo un po' con le dovute misure perché sicuramente faranno dei controlli. Però
E io i guanti ne ho comprati a iuso, ho investito addirittura quasi 50 euro in guanti, quindi in nitride, vi dico solo questo. Ho investito in mascherine, quindi per quello non ho problemi. Grazie Mario, grazie Mario, Mario Intini, che vabbè, è stato uno dei grandi, più, due volte ci siamo visti in due occasioni, quel mese che sono stato nel 2010, sì, poi l'anno successivo, sì, ci siamo visti ad agosto. E anche a febbraio, sì, era l'anno che c'avevo la Budapestina, che poi la storia non è andata a fine, a buon fine, c'era un altro, però vabbè, è andata così. E niente ragazzi, finisco qua con un po' di malinconia, però si va avanti, questo è stato solamente una scusa, un pretesto per starvi vicino, parlarvi un po' di musica, per chi ha voglia. E mangiarci una bella pizza, Marzia, non sarà possibile, sarà solo da asporto, quindi magari si può ordinare qualcosa e, data la bella stagione, possiamo mangiare qualcosa all'aperto. Prendiamo qualcosa da asporto e ce la mangiamo in un parco, tanto a giugno fino alle 9 è giorno, quindi si può anche far così. Ci prendiamo un pezzo di pizza come, che ne so, come gli adolescenti di una volta. Cioè, io ho 47 anni, però ecco, non, sicuramente non, da come ho capito, almeno nel Lazio, non ci saranno tavolini all'aperto, insomma, e questo ho finito il discorso di ieri, che sto a parlare un pochettino così. Quindi finisco qui, ci saranno tutte queste dirette qua, poi stanno tranquillamente, stanno, rimarranno anche nel mio profilo, come ho visto nei video, quindi rimangono tutte per chi ha voglia di riguardarsi, di farsi quattro risate. No, non ci sarà una prossima volta, Migalis, finisco qui, è stato bello, non è il mio mestiere quello di... È solamente un modo per stare vicino con le persone, preferisco andare ai concerti mille volte, questo è un surrogato, un modo così. Però no, le dirette finiscono qua, ragazzi. Ho concluso con gli Epica perché sono l'ultima grandissima band che ho conosciuto nel 2010 e volevo parlarne perché, come ho detto prima, voglio incentivo, insomma, per chi è aperto di mente, magari può ascoltare qualcosa che secondo me meritano molto di più rispetto al successo che hanno, cioè la conoscenza che hanno adesso. Al massimo in Italia riescono a riempire, che ne so, 300 persone, 400 persone, non di più. Vabbè, non si può pretendere, è musica molto più, come posso dire, non è di, anche se ci sono delle canzoni, secondo me è tutta una questione anche commerciale, di impostazione. Adesso la musica, ecco, va di moda molto la trap, quello, quell'altro. Quando negli anni 70 andava musica molto più complessa, e comunque era musica che sentivano di più gli adolescenti, che era anche i Genesis, i Yes. Purtroppo è così, dobbiamo accettare, rimarrà una musica che per pochi eletti, scusate se mi permetto questa cosa un po' discriminatoria, però il metal che ascolta la stessa cosa in Nightwish, che con l'ultimo album di Human Nature è molto molto sperimentale e non avrà il successo dei precedenti sicuramente. Però sì, come dici te, sì, nel nord Europa li ascoltano molto di più di noi. E vabbè, che demo fa? Purtroppo è così. Non ci possiamo fare niente. Va bene, anche 800. Sì, a Milano magari all'Alcatraz arrivano 800 persone. Sì, qua a Roma se riesco arrivo a 400, sì, come dici te Paolo, è già tanto. Insomma, riempiono l'Orion, come io ricordo, insomma, l'ultima volta era abbastanza pieno. Quando c'erano anche i Dragon Force, se ben vi ricordate, con i Dacobah, insomma. Qua anche la copertina, qua, che ho stampato, che ho anche regalato, insomma. Ragazzi, vi saluto, è stato bello questi 2 mesi passati con voi. All'inizio le dirette eravamo molto più contraddittorie tutti i giorni, buongiorno, adesso le ultime, ovviamente per finire in bellezza, l'ho fatta a distanza della settimana. Come vedete sono veramente tante, ho parlato per tantissimo tempo. Questa diretta sta durando addirittura, sono un'ora e mezza continua, e mi meraviglio come ancora la voce sia in buono stato, merito del vino probabilmente, del Montepulciano che fa bene il suo effetto. E la voce rimane a buon livello, insomma, tocca dire la verità, parlando continuamente in stile mentana mitragliette. Saluto tutti questi che sono presenti, che riesco a vedere: Mario Entini, Paolo, Gloria, Claudio, come si chiama? Sì, quello che riesco a interpretare, insomma, sì. Vic Rattelaide, Vic, e poi chi c'è stato? Al primo non si capisce. Vabbè, insomma, Bianca pure, vedo che ecco, sei ritornata Bianca. E sì, ce l'ho in alto un pochettino, quelli che stanno in diretta, vedo i pallini con loro che sono molto piccoli, insomma, col telefono siete veramente poco. Vi saluto, non vorrei finire più, come avete notato, sto continuando. Mi viene un po' la lacrimuccia, però finisce qua, ragazzi. Vi ho parlato degli Epica, vi ho sviscerato più o meno le canzoni più importanti, quelle che possono... Grazie Stefano, anche a te ti voglio bene.
Ciao Max, dai ragazzi, ci vediamo al più presto, i mezzi ce li abbiamo per contattarci. È stato bello anche vedersi così, in questa maniera qua. Un abbraccio a tutti. Un bacione.